Signore e signori, bentornati a Radio Italy. Io sono Rocco Carbonaro. Questo podcast è interamente dedicato al Festival del Cinema di Shanghai, che è arrivato alla 20ª edizione. E per questa edizione è stata dedicata anche una sezione all'Italia, dove sarà presentato in anteprima mondiale il film Rudy Valentino del regista Cirasola. E io sono andato alla Tongji University perché c'è stata, oltre al lancio del trailer di Rudy Valentino, c'è stata la proiezione dell'altro film documentario di Nico Cirasola, Focaccia Blues. In questa occasione ho avuto anche la possibilità di conoscere ed intervistare il regista barese Maurizio Sciarra, che è anche il presidente della Apulia Film Commission. E sentite un pochino com'è andata questa intervista. È la prima volta che viene a Shanghai? Ma io sono venuto a Shanghai oramai, se non sbaglio, 9 anni fa. Ero al Festival di Shanghai con il mio film che avevo fatto all'epoca, che si chiamava Quale amore, che era tratto dalla sonata Kreutzer di Tolstoi. E quindi da allora è nata una lunga storia con la Cina, perché in quell'occasione ho conosciuto un famoso sceneggiatore cinese, che è il professor Ni Zhen, che è quello che ha scritto Lanterne Rosse, e da lì abbiamo cominciato a fare un film insieme. Ah, una lunga storia allora, un lungo amore, non è la prima volta che sei arrivato qua? No, anzi, erano, se non sbaglio, 2 o 3 anni che non venivo a Shanghai, ma sto girando la Cina. E come l'ha trovata? Cambiata? La sto trovando in grande cambiamento. Io dovrò girare il film nello Yunnan e la cosa incredibile è che si procede su strade che ti stanno costruendo davanti, cioè sì. Davanti a te c'è una ruspa e tu vai dietro la ruspa. E la stessa cosa anche in Puglia, funziona anche così, questo sviluppo rapido? No, siamo un po' meno rapidi, ma devo dire che siamo un po' più attenti alla difesa dell'ambiente e alla conservazione di quello che c'è di antico. La Puglia bellissima, in questi ultimi anni è stata riscoperta dai registi e penso che sono stati girati più di 300 film in Puglia, tanto è vero che si parla proprio di un Puglia Wood. Come mai è tutto questo interesse per questa bellissima regione italiana? Cioè, non dico una... Comincio dalla cosa più banale, che sono dei fondi che la regione sta destinando allo sviluppo dell'industria cinematografica in Puglia oramai da 10 anni. Sono dei fondi europei, sono dei fondi che servono a sviluppare in Puglia un'industria che prima non c'era, che è quella dell'audiovisivo. In 10 anni sono stati investiti qualcosa come 11 milioni di euro, ne sono tornati sul territorio pugliese 90 milioni. Allora, questo è un moltiplicatore che è difficile avere in altre industrie. Ma stavo dicendo, questa è la cosa più banale: andare in una regione perché si hanno dei soldi, diciamo che è facile, basta avere i soldi. Quello che spinge molte produzioni a girare in Puglia anche senza i nostri fondi è l'accoglienza, è il tessuto oramai amichevole al cinema che c'è in Puglia. Poco prima abbiamo visto il film documentario di Cirasola, Focaccia Blues, e a me hanno molto colpito queste immagini della natura pugliese, dell'Italia, che poi il sud Italia che mi appartiene, che mi manca. Però pensavo a un cinese di Shanghai che è più abituato alla modernità, ai palazzi. Cosa lo può colpire in particolare
guardando questo film Focaccia Blues? Ma innanzitutto è la stessa cosa che colpisce noi italiani quando veniamo qui, che è tutto diverso. In questo senso noi, soprattutto queste immagini che abbiamo riproposto, sono delle immagini di un mondo completamente diverso, completamente sconosciuto, quindi come tale suscita interesse e curiosità, ripeto, la stessa curiosità che abbiamo noi occidentali quando veniamo in Cina. Quello che io sto verificando è un senso della storia che è diverso. I cinesi sono più proiettati verso il futuro e a volte forse perdono il legame con le tradizioni, o forse questa velocità di sviluppo fa perdere il contatto con la storia che c'era prima. In Italia questo c'è, è una nostra forza, è una nostra caratteristica. A volte potrebbe essere un freno, a volte se pensiamo ai nostri beni culturali è più facile bloccare delle iniziative sui beni culturali che non innovare in quel senso. Come in genere appunto la verità si trova in mezzo, si trova in una ricerca delle proprie radici che però sia proiettato verso un futuro diverso. Durante il suo intervento prima in sala lei parlava di similitudini tra italiani e cinesi. Mi può parlare più dettagliatamente di questa cosa? Siamo tutte e due popoli molto commercianti. Molto commercianti e amiamo la contrattazione, questa non solo economica, una contrattazione di valori, un confronto che spesso sembra arrivare alla rottura e poi non è mai rottura. Si cerca sempre un punto di incontro. Con la cultura cinese è più difficile capire qual è il punto di incontro. Per noi, appunto, io stesso, cioè da meridionale, sono focoso e spesso in Cina mi è capitato di volutamente di non essere cinese e di dare sfogo al sangue che ci abbiamo dentro, visto che ha funzionato. Anche quello forse è un esotismo che a loro piace, però in questo poi siamo simili su come si trovano i punti di incontro e ripeto, rispetto a quello che dicevo prima, però è vero che abbiamo culture millenarie alle spalle. Se lei avesse la possibilità di girare un film qui in Cina, su che cosa si orienterebbe? Più sulla Cina, quella tradizionale, classica, o la Cina moderna? C'è qualcosa? Ci ha pensato sicuramente. Allora, diciamo che non ci ho pensato, ci sto lavorando. Quindi il film forse comincerà in autunno o devo iniziare a aspettare la primavera per problemi meteorologici, ma c'è una storia d'amore ambientata agli inizi del Novecento fra un fotografo italiano che quindi con una macchina fotografica scopre un mondo e una regione sconosciuta, e una giovane cinese che fugge da un matrimonio combinato con un bambino. Allora, diciamo che questa è anche un po' una metafora, cioè come attraverso l'immagine, la cultura si riesce a scoprire non solo dei bei posti ma delle anime diverse poi. Ho visto Renzo Arbore, Lino Banfi, Michele Placido, tutta la gente focosa, come dice lei, del sud, e c'è anche la Claudia Cardinale nel film di Rudy Valentino. Come mai vi siete orientati verso la Cardinale? Queste sono scelte del regista che io non conosco, cioè, ovviamente la Cardinale è una icona del nostro cinema, è una bellezza, una delle attrici che è ancora più rappresentativa oggi in Italia, quindi la scelta è stata insomma più... ho visto che ha partecipato al film con grande
gioia con grande trasporto, vuol dire che il regista è riuscito a coinvolgerla in pieno. Sì, infatti. Come sta il cinema italiano? Il cinema italiano sta bene, è uno delle cinematografie che vince più premi in giro per il mondo. Questo vuol dire che è un cinema di qualità. Il cinema in Italia sta soffrendo una crisi di crescita che è dovuta alla rivoluzione tecnologica, che è dovuta alle sale cinematografiche che non hanno in pieno capito il cambiamento e a quelli che qui sono dei mezzi importanti come il cinema su internet, che in Cina rende e ripaga la produzione, che in Italia invece ancora è in perdita. Io la ringrazio per questa chiacchierata, ho fatto così delle domande tra amici quasi, esatto, quello che certo mi veniva in mente. Certo, io ringrazio voi. Grazie e buon ritorno in Italia. Grazie.